All'indomani delle elezioni europee ci si ritrova per commentare il voto di questa tornata elettorale. Abbiamo nei nostri studi tre esponenti del Partito Democratico. Partiamo dal segretario cittadino Massimo Ingiaimo. È stato un risultato grande a livello nazionale, confermato anche in Sicilia. Sì, un risultato importantissimo che vede il PD come primo partito a livello nazionale in Sicilia e anche a Licata. Per la prima volta abbiamo questo dato storico, il PD è il primo partito in città. Questo è frutto di diversi motivi, primo fra tutto ovviamente l'azione del governo nazionale e del segretario Renzi che ci ha portato a questo grande risultato. Consentitemi però ad avere anche un pizzico di orgoglio per la situazione locale che in questi 5 mesi ha recuperato unità all'interno del partito e ha consentito un risultato straordinario che parte dalla ritrovata unità e allarga il consenso anche ad altri pezzi di società che storicamente non erano dentro il PD. Noi stiamo lavorando per tentare di mantenere questo consenso, di allargare il partito, di fare un partito forte. Consentitemi un'ultima cosa, abbiamo un dato a Licata che l'affluenza alle urne era del 29% alle ultime europee e del 28% a queste europee. Questo dato purtroppo lo dobbiamo attribuire ancora una volta alla cattiva organizzazione dell'amministrazione comunale che ha ripartito i seggi in maniera diversa rispetto alle elezioni precedenti. Daniele Camilleri, renziano della prima ora, i numeri parlano chiaro, in questo caso è stata premiata la politica del Premier. È stata premiata per la prima volta, penso da 20 anni a questa parte, la politica del fare e non delle promesse. Veniamo da un periodo in cui la politica ha fatto solo promesse disattendendo i legittimi bisogni dei cittadini. Adesso per la prima volta abbiamo un politico ed un partito, il Partito Democratico, che non solo rappresentano realmente i bisogni dei cittadini, ma sono in grado con una buona politica di dare le risposte che servono. Ed è notizia di questi giorni, subito dopo l'elezione, che gli 80 euro effettivamente promessi in busta paga per i lavoratori che venivano penalizzati da una cattiva distribuzione delle risorse vengono premiati ed è un motivo di vanto che per la prima volta si inizia a fare le cose, si supera il bicameralismo perfetto, si propone uno snellimento della burocrazia e si agisce veramente per cambiare verso all'Italia. Io ritengo che questo sia il termometro di un cambiamento dell'azione politica complessiva del Partito Democratico. Capogruppo Sica, lo rimarcava poco fa il segretario cittadino, c'è l'orgoglio di essere stati per la prima volta il primo partito in città. Sì, c'è l'orgoglio, ma come ha detto Massimo, come ha detto anche Daniele, è il frutto di un lavoro che viene portato avanti, limitandomi naturalmente alla politica locale, che viene portato avanti da tutto il partito e dal gruppo consiliare, con l'intestazione di tutta una serie di situazioni spinose che vedono la nostra città e il comune in particolare impelagato, il Partito Democratico ha messo sempre la faccia attaccando quando era necessario, ma proponendo soprattutto con delle proposte utili per la città.